stampa. Allora, a questo punto io andrei a raggiungere direttamente il primo ospite di questa puntata, che è Gian Maria De Paolis, che vediamo già accomodato. Eccolo. Buongiorno. Qui sulle nostre poltroncine. Gian Maria, benvenuto prima di tutto, ben trovato, primo Grazie. Ospite della stagione, quindi anche per te una particolare presentazione, che poi tra l'altro ricordiamo che oggi è un giorno forse particolare. Oggi è un giorno molto particolare, innanzitutto sì. Un saluto al pubblico dopo le ferie, vacanze, bentornati a terra, ma anche se questa pioggia oggi ci ha accolto e ci ha fatto capire che siamo nell'autunno, ma a noi sì. Piacciono le mezze stagioni. Ci piacciono? Ci piacciono, sì, a me piacciono. Ma... mi piace cambiare, ieri parlavo con un amico, ma 12 mesi di sole... rischiamo di annoiarci, qua invece questo adesso cominciamo vero. A cambiare le nostre abitudini, i nostri ritmi. Il problema è che non esistono le mezze misure, perché o fa troppo caldo o fa troppo freddo. Diciamo che sono mezze stagioni. Se piove fa l'alluvione, non c'è la pioggerellina. Vabbè, bisogna siamo tropicali, ormai un clima sì, ormai tropicale. Abbiamo un clima tropicale. Però oggi è una bella giornata, anche ieri ne parlavo con Serena, anzi va, dillo tu, dai, che se no non che si devo dire? Dillo tu. Lo dico. Allora, stiamo festeggiando non solo... il nostro Gian Maria che torna anche quest'anno a farci compagnia, primo ospite del venerdì per questa stagione televisiva, ma soprattutto, ragazzi, io lo so che voi siete stanchi, ma sono 10 anni che Gian Maria è presente a Prima di Tutto. Io la risposta che ho subito dato a lui, quindi hai già un po' stufato, insomma, sì, potresti infatti, anche anche evitare, io. Insomma, grazie di tornare. Serena, adesso un attimo che la regia chiude. No, con tanta simpatia, no, invece, volentieri. Invece capita questo, cioè sono 10 anni, praticamente nel 24 gennaio 2004, la prima puntata a cui partecipai prima di tutto, che era la prima stagione, perché prima di tutto a 10 stagioni. Certo. Con Antonio D'Amore. Con Antonio D'Amore, che c'era, poi vedi, sì, ormai te, tutto ritorna. Torna. Vedete, cicli e ricicli storici. Corsi e ricorsi storici. Sì, esatto, dicocelo insegna. E quindi dopo 10 anni, con onore, con piacere, con un impegno che ormai ogni anno ho preso, ma insomma insieme a Serena, mi ritrovo qui, veramente davvero con tanto piacere, per il motivo per cui, vai Serena, facciamo un brindisi, anche se qualcuno ci dirà che di prima mattina noi siamo alcolizzati, ma non è vero, facciamo un brindisi, no? E lo voglio fare per un motivo molto semplice, perché fare 10 anni di TV, per chi non li fa come me, perché in realtà non è che faccio io il giornalista o sono in televisione, però tenere una rubrica di informati per 10 anni va, in cui ho ritrovato anche il foglio del mio primo, anzi, guardate qui, questo era il foglio tutto. Del immagino primo, il tuo sgabuzzino del primo prima di tutto, sì, ovviamente digitale. Incredibile. Cioè, c'era questa, una presentazione. Vedete? È la scaletta praticamente del primo prima di tutto di Gian Maria. Esatto, 24, un giovedì del 24 gennaio. Quindi facciamo, diciamo, cerchiamo di non farlo. Oddio. Ecco qui, mi spaventa sempre. Auguri. Auguri a te. Facciamo auguri. Un brindisino simbolico. Ecco, molto Apriamo. Simbolico. Questo è per il pubblico che ci ha sempre seguito e ci ha sempre supportato in qualsiasi momento. E sopportato, assolutamente. Perché se sono 10 anni che tu partecipi prima di tutto, vuol dire che sono 9 anni qua. Che ti sopporto io. Assolutamente. Quindi un cin passato. Con Serena, un cin con voi. Grazie. Io vi devo dire veramente grazie, anche perché... si sente fuori da Teleponte, oltre che a Teleponte, ma proprio fuori. Ringrazio perché insomma è una bella esperienza e ne faremo ancora tante, spero. Però guardate, 10 anni, parliamo veramente di tanto, tanto, tanto tempo fa. Ero un ragazzino di 25 anni, oggi ne ho 35 e mi sembra di aver cominciato ieri. E mi ricordo ancora nelle prime puntate in cui nelle pause pubblicitarie ci buttavamo i pezzettini di carta per darci fastidio, quando con Serena alle prime puntate mi faceva, ma io di informatica non so niente, e dopo 10 anni dico, non è cambiato nulla, non ti preoccupare. Smettila, quindi un cin, mi bagno le labbra, ci bagniamo. Ma leggermente, perché... Grazie. Proprio in segno, davvero Gian Maria. Siamo noi che ringraziamo te perché naturalmente ci hai aperto insomma un mondo nuovo, perché poi in 10 anni ne sono successe di cose. Tantissime. Tecnologicamente parlando, per cui è chiaro che sei stato molto 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 utile. Ma parlavamo di a quei tempi di Teramo, pensate, uno dei primi siti di cui parlavamo era il Teramo Calcio, che comunque era una pagina web. Parlavamo di qualche piccolo virus che bloccava i computer, gli argomenti bene o male. Oggi parliamo di problematiche sui cellulari, sui tablet, però guardate, veramente mi sono reso conto di avere una raccolta di circa oltre, credo, 300 puntate di Prima di Tutto.
dalla prima all'ultima, perché poi documenti cartacei, documenti digitali, elettronici rimangono. Questa non è una cosa brutta quando abbiamo questi archivi che casomai non, lì per lì non ci pensiamo, poi ci ritroviamo dopo 10 anni, ed è veramente, veramente un onore, veramente ogni 15 giorni. A quei tempi si faceva ogni settimana, prima di tutto. Era un assalto alla diligenza. Davvero durissimo. Quindi, bene, allora, in questa puntata diciamo che appena appena, ecco, iPhone ci salutiamo. 5 qualche giorno fa, è perché il miliardo che la Samsung deve ridare alla Apple, ne vogliamo parlare? Perché deve ridare tutti Vedete, questi soldi? Vedete, mi si disattiva durante l'estate. Senti, perché in ogni caso, vinto... io devo far sempre che quella che non sa per fartelo dire. Allora, ha ragione, quindi ascoltiamo Serena. No, io non entro la Apple ha fatto causa alla Samsung, queste cause ormai storiche, cioè, ce ne sono 5 in giro per il mondo, e quella americana negli Stati Uniti ha dato ragione alla Apple per una copia di quello che in qualche maniera vogliamo dire il design dell'iPhone rispetto allo smartphone della Samsung, il Galaxy, e praticamente è stata accusata la Samsung di risarcire un danno all'immagine di $1 miliardo. $1 miliardo. Cose, cifre, guarda, $1 miliardo, perché non ce lo danno a noi che siamo in crisi. Invece di darla alla Apple, che già ne ha tanti, lo dà l'Italia, che ci mettiamo a posto qualche cosina. Oppure l'uscita l'altro ieri dell'iPhone, il nuovissimo cellulare che tutti aspettavano, forse un pizzico di delusione perché non abbiamo trovato l'USB, cosa che molti credevano e speravano ci fosse, il cellulare un pochino più cresciuto, eccolo qua, la regia sempre. Io ringrazio anche la regia in questi anni, perché veramente... Oh mamma mia, loro vanno sì ringraziati. Loro vanno premiati, tutti quanti, perché la mattina arrivo, sono terribile, gli ultimi 5 minuti, dobbiamo fare quest'altro, e sono sempre lì pronti e puntuali a supportare. Quindi grazie a tutti. Quindi tornando a noi, l'iPhone 5, eccolo qui, più sottile, molto più leggero, in alluminio completamente, un po' più alto, quindi praticamente apparirà un... Ma è già in vendita? Allora, in Italia sarà in vendita il 28 settembre, quindi a breve, dal 21 negli Stati Uniti. E quanto costerà? Secondo me tanto, come tanto sempre. Quanto? Secondo il modello d'ingresso dovrebbe essere indicativamente, io mi baso sulle cifre dell'iPhone 4S, sui 650, e quindi così a salire le pezzature saranno sempre 16, 32 e 64 giga. Certo, è l'evento, l'iPhone 5 se l'aspettavano in tanti, ha cambiato la presa sotto, non è più la presa quella larga da 30 pin, ma adesso è una presa piccola che assomigliano a micro USB, ma non lo è. Ad esempio ha una potenza di elaborazione potentissima con un nuovo processore, è molto più veloce, il monitor è migliorato in qualità, anche, essendo anche un pochino più largo, dà l'idea della panoramica, quindi devo dire che come design tecnologico è migliorato tanto, però alla fine un cellulare fa quello che faceva prima. Certo. No, già da lì, dalla diatriba anche Apple-Google, di cui qualche volta abbiamo parlato, che insomma non ci sarà più YouTube il canale, bisogna scaricare un'app a parte, mentre prima era all'interno del cellulare. Oppure le mappe 3D non saranno più della Google, ma saranno di 3 Technology, una società acquistata da Apple. Insomma, un sacco di novità, ma avremo modo di analizzarne uno. Va bene, ma andiamo a vedere degli sms che sono arrivati. Aia. Andiamo un po' a vedere cosa ci scrivono i nostri amici a casa, tra l'altro li invitiamo anche a mandarci dei messaggi per capire quali sono i loro argomenti preferiti. Bentornata prima di tutto alla conduttrice più inebriante della TV, il Fans Club. Vorrei far notare, grazie, come la cover del cellulare è la cover di un iPhone. Abbiamo avuto per anni un cellulare Nokia. Vedi, cambia anche questo. Signor De Paolis, ho la DSL Infostrada 4 mega, ma a volte lo speed test da 0.3 megabit in download e non si aprono neanche 2 finestre di Mozilla contemporaneamente. C'è soluzione a questa lentezza, oltre a interminabili chiamate al gestore? Allora, rapidamente, Infostrada 4 mega, considerate sempre che 4 mega sono sempre velocità di punta, non sono velocità di banda, nel senso che al massimo può raggiungere i 4 mega di velocità, di solito non avviene mai. Mediamente qui a Teramo ci si aggira sull'1,2 mega, una velocità reale. Quindi prima cosa, quando vi dicono 4 mega, ricordate sempre velocità di punta. Media reale 1,2 megabit per secondo, certo 0,3 è molto poco, quindi c'è qualche problema. Se il gestore non riesce a risolverlo,
conviene effettuare casomai un controllo con un altro computer quando c'è questa velocità bassa per verificare se nel caso sia un problema di computer perché sta effettuando qualche aggiornamento che del sistema o dell'antivirus. Se vedete che il problema non si risolve, ho visto che c'è un servizio molto interessante che è stato messo a disposizione del Corecom Abruzzo, una sorta di conciliazione proprio con gli operatori ADSL quando ci sono delle difficoltà. Quindi in quel caso consiglio, se avete già sentito il gestore e non riuscite a risolvere il problema, di sentire un attimo il Corecom Abruzzo, vedere un attimo se tramite il tavolo di conciliazione si può trovare un accordo e quindi risolvere il problema. Bravo, però prima fate un po' di test. Consiglio ottimo. Sì, davvero. Sì, cioè prima facciamo tutti i test se proprio si vede. Nel caso c'è quest'ultima possibilità molto utile. La differenza tra tablet e portatile: ma se il tablet ha solo il collegamento wifi, come ci si collega ad internet dove non si prende il segnale? Grazie. Il portatile è un computer. Portatile è un computer, quindi tecnicamente il portatile si apre, ha un monitor e ha una tastiera fisica, si chiude e in più ha tutta una serie di caratteristiche quali l'USB, il cavetto di internet, la possibilità di aggiungere dei device esterni, quindi delle periferiche. E non è tendenzialmente touchscreen, cioè significa che non posso lavorare toccando il monitor, bensì devo scrivere sulla tastiera o muovere il mouse. Il tablet invece concettualmente è la tavoletta. Quindi una tavoletta in cui la tastiera non c'è fisicamente, quindi occorre toccare il monitor. Quindi già di per sé il tablet è touchscreen, quindi bisogna toccarlo. È molto limitato, non ha un sistema operativo vero e proprio come Windows, il Mac e così via, quindi è abilitato a fare certe funzionalità, le più pratiche, ed è più difficile montare dei dispositivi esterni, delle periferiche. Perché? Perché tendenzialmente ha pochissime prese. Ad esempio l'iPad ha un'unica presa, che è quella generale, in cui non si può attaccare tutto. Ad esempio la penna USB per trasferire i dati non si può mettere. Quindi la differenza è che uno è proprio un computer piccolo e portatile, quindi piccolino e comodo, tutto integrato, l'altro è una tavoletta touchscreen limitata su alcune funzionalità con cui ci si può lavorare. Se non c'è allora ci sono i tablet che vanno in wifi e i tablet che vanno in wifi e 3G, che significa che il wifi ha bisogno di una rete di computer presente. Quando c'è anche il 3G significa che può andare online con la schedina del telefono, quindi con la 3, Vodafone, Omnitel o quello che sia. Quando non c'è il wifi su un tablet non si fa su internet. Punto. Se non avete il tablet abilitato al 3G e non c'è una rete wifi non ci andate su internet, quindi dovete trovare una rete wifi. Conviene montare un'antennina, mettere una rete wifi in casa, non ha dei costi molto grandi, 30-40 euro in un centro commerciale o qui un negozio a Teramo, si compra una basetta wifi router in maniera tale che la connessione inter viene ridistribuita nella casa tramite segnale. A quel punto anche il tablet può funzionare. Però se il tablet è solo wifi, ha bisogno per forza di una rete wifi per andare su internet. Bene, tutto chiaro, ti devo salutare. Lo sappiamo. Io torno a salutarti. Siete affamati? Siete folli. Steve Jobs. Steve Jobs. Faremo un anno, a ottobre, speriamo di ricordarlo, non riporterò ovviamente tutti i computer, però tra un anno ci sarà il ricordo a Steve Jobs che insomma sì, se è andato. Se lo merita, grande se Alessandro, lo merita. Bravissimo. Ha ragione, grazie, Alessandro. Io vi ringrazio e partiamo per questa decima stagione insieme, ci inventeremo come sempre qualcosa di nuovo, troveremo i nostri pilastri, se avete idee mandateci in redazione via mail, via sms, beh, via come Facebook. Inizio col brindisi insomma, mattutino. Ovviamente Serena ha già detto appena chiudiamo un attimo finisco la bottiglia perché sembra brutto lasciarla. E comunque veramente un grazie a tra 15 giorni dove partiamo con tante nuove novità. Grazie Gianmaria, ci vediamo tra un paio di settimane dunque. Tra due settimane. Ok. Vedete, già mi è andata in default mentale. Ok. Cambiamo la RAM. Ci vediamo tra due minuti. Eccoci.